Loriana Lana, romana verace, autrice di testi musicali, artista, diciamo così, a tutto tondo. Recentemente ha ricevuto un premio speciale alla carriera. Che emozione è stata? Grandissima, è inutile nasconderlo. Quando si riceve un premio è sempre una bella gioia. Poi soprattutto un premio per me così importante, il premio Troisi alla carriera. È un premio fortemente voluto dalla famiglia Troisi e il direttore artistico di questo premio è Antonio Parciasepe, che ringrazio ancora. Quando mi è arrivata questa comunicazione non stavo più nella pelle perché veramente è una grande gratificazione, ecco. Tu hai scritto i testi per grandi cantanti italiani, ma anche dal calibro internazionale. Hai lavorato anche con dei compositori come Ennio Morricone. Ma la tua tradizione arriva anche dal passato, possiamo dire, dalla romanità di tanti anni fa. Sì, perché nella mia famiglia c'è un grande autore che ha una strada intitolata a Trastevere, Gigi Zanazzo, che è stato un grande biografo della romanità e soprattutto uno dei primi cantautori e alla cui scuola mosse i primi passi anche Trilussa. Quindi per me è un onore essere una pronipote di cotanto genio. Qual è il lavoro della tua carriera di cui sei più orgogliosa? Senz'altro una commedia musicale che ho scritto con Luis Bacalov, premio Oscar per Il Postino. È una commedia ispirata alla vita di Mosè. Secondo me è un grande, bellissimo, importante lavoro. Invece per il futuro? Per il futuro sto lavorando alle musiche e alle canzoni di un film che si chiama Briciole sul mare, che uscirà alla fine di quest'anno. Che ha per protagonista un giovane attore salentino che si chiama Walter Nestola e coprotagonista Sergio Friscia. Infine, un'ultima domanda riguarda la nostra città. Quanto ti ispira Roma nei tuoi testi? Quanto ti ha aiutato? Beh, molto importante la figura di Roma nei miei testi perché sotto sotto forse si sente che sono romana e veramente me ne vanto anche perché sono romana da sette generazioni, quindi doc, doc, doc.